Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Sisma di magnitudo 7.9 tra Turchia e Siria, oltre 800 i morti. World Cancer Day, necessario colmare il divario. Cure sempre più personalizzate, il futuro della medicina. Grey Panthers, la domotica del futuro. Alle 4.17, ora locale, è stata registrata una scossa di magnitudo 7.9 tra Turchia e Siria. Si registrano più di 800 morti e oltre 2.000 feriti, ma il bilancio è destinato a crescere. A seguito della prima scossa è stato diramato dalla protezione civile l'allarme tsunami sulle coste del sud Italia, ma da stanotte non si è registrato nessun danno e l'allerta è rientrata. Sabato scorso è stato il World Cancer Day e tra venerdì e sabato si è tenuto il convegno Close the Care Gap promosso dall'IOM, a cui hanno partecipato istituzioni, clinici e associazioni di pazienti. Sentiamo l'intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Saverio Cinieri. È sicuramente una priorità fare in modo che tutti i cittadini, a prescindere dalla residenza, dal grado di istruzione e dal reddito, abbiano il diritto di usufruire di una presa in carico a 360 gradi, dalla prevenzione all'assistenza domiciliare, alle terapie, alla riabilitazione, fino all'accompagnamento al fine vita. Un primo segnale è stato accelerare l'adozione del Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, approvato pochi giorni fa anche dalla Conferenza Stato-Regioni e che ha visto il contributo fattivo di IOM, che ringrazio. Close the care gap. Ci sono i gap anche in Italia, ci sono i gap da parte del personale sanitario, ci sono i gap da parte delle associazioni dei pazienti, delle sperimentazioni, ci sono i gap sullo screening, tutti i gap che vanno colmati, anche perché è vero che abbiamo un sistema universalistico, è vero che dobbiamo preservarlo in tutti i modi, ma è anche vero che possiamo migliorarlo. Uno studio pubblicato su Lancet, a cui hanno partecipato 7.000 pazienti in 7 paesi diversi, dimostra come sia possibile studiare una terapia ad hoc per un paziente e le sue peculiarità genetiche mappando nel DNA. La ricerca, che ha coinvolto anche centri di riferimento italiani, ha esaminato 12 geni coinvolti nelle reazioni avverse ai medicinali e si è visto come i pazienti a cui è stata prescritta una terapia studiata per loro hanno avuto meno effetti collaterali gravi rispetto ai pazienti a cui è stata prescritta una dose farmaceutica standard. Nel futuro potremo avere elettrodomestici sempre più intelligenti, ma molte innovazioni possiamo già averle nella nostra casa. Ce ne parla Vitalba Paesano, direttore di GreyPanthers.it. Dal mondo degli elettrodomestici arrivano delle informazioni interessantissime che riguardano anche noi senior, perché i prodotti più innovativi e più tecnologici sono più intuitivi, hanno dei monitor di comando molto più immediati, più grandi, che si leggono meglio, ma soprattutto hanno delle funzioni che possono essere estremamente interessanti per noi, come quello di per esempio accenderli con un comando vocale, come poterli guidare e regolare a distanza attraverso il nostro smartphone. Queste innovazioni, soprattutto digitali, riguardano non soltanto i grandi marchi che conosciamo, ma anche una nuova serie di prodotti di origine asiatico. Qualche esempio? Ad esempio c'è il frigorifero che legge le etichette dei prodotti che noi inseriamo e ci segnala quando questi sono in scadenza. Un'altra innovazione è per esempio anche in una variazione dei mobili, degli armadi per il guardaroba, che non sembrerebbero degli elettrodomestici, ma che hanno delle ante dove invece viene generato una sorta di vapore igienizzante che protegge il capo dall'usura, dalla sporcizia dell'ambiente e dalla salvaguardia contro la polvere. Quindi leggete su Grey Panthers e considerate che se proprio gli elettrodomestici che usiamo ci dovessero abbandonare, potrebbe essere anche una novità trovarne di diversi. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente.
Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.